Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovo video su Fallout 4. Ragazzuoli miei, quella che avete visto poco fa alle mie spalle probabilmente è una casa infestata dai fantasmi. Qui nel frattempo anche altre armi, oltre alla mia solita spada, qui c'è lo shish kebab o come cavolo si chiama, e poi tranquilli utilizzerò anche un po', come richiesto da voi, altre armi magari un po' più fighe. Ad ogni modo, siamo arrivati al Museo della Stregoneria. Non so perché solo adesso il mio caro personaggio ha impugnato l'arma e vorrei iniziare proprio una missione che sembra essere qui. C'è un cadavere e ci sono degli schizzi di sangue sul muro. Io ragazzi ve lo dico da subito, se incominciano ad esserci jump scares, urlo come una ragazzina. Ho lo nastro del soldato Art. Bardatura da gunner. Quindi abbiamo indagato la progenie del male. Quindi ragazzi, è appena iniziata una nuova missione e in lontananza mi sembra di vedere ecco un super mutante esecutore. Allora, cerchiamo di distruggere subito lui. Anzi no, si allontana. Vabbè, se lui è contento così, tanto vale appunto agire proprio in questa maniera. L'olonastro è questo qui, vediamo. Lo inserisce, molto Jeffries, bene. lì ha messo in funzione il registratore. È questo il lavoro che avevi in mente quando ti sei arruolato nei Gunner? Portare della roba da Lynn Woods per conto di un maggiordomo robotico? Com'è che si chiamava? Wellington? Non adesso, soldato! Dov'è Connors? Non è alla sua postazione! Oh, mi dispiace, ma il tenente ha voluto controllare alcune tracce che ha trovato. Il soldato Martin. Tracce? Che tipo di. È quello che cazzo è? Oddio! Connors! Dov'è il resto del suo corpo? Ci ha trovati! Sorgente lì, prendi la cassa! Non perdere di vista quel coso! Tutti dentro al museo! Presto! Maggiore! Maggiore, che sta succedendo? Ok ragazzi, tranquilli, questa non è una missione spoiler, semplicemente una missione secondaria. Ma qui c'è qualcosa che non va. Perché non so se avete visto, c'era qualcosa che si tirava quel corpo. Ok, tutto incomincia a tremare. Che cazzo? No, raga, qua qualcosa non va, eh. Qui qualcosa non va. Quello cos'è? È un cadavere. No, ragazzi, io vado un attimino nel panico in queste fasi. Allora, vediamo un po'. Ci prendiamo tutto quello che c'era in quella zona. Dobbiamo salire sopra. Quindi dobbiamo trovare delle scale. Apri porta. Vado piano, ragazzi, eh. Questo cos'è? Cazzo! Ragazzi, ma ci sono dei jump scares qui! Mamma mia, ragazzi, sono morto dalla paura! Ma questi due? Senti, io ti devasto, ti do un colpo alla testa, non ti permetterei mai più di spaventarmi in questo modo. E tu, appunto, non ti permettere. Cosa sono questi? Olonastri? No. Ragazzi, sto davvero male, ve l'assicuro. Tu non ti muovere, guarda. Ti picchio, violentemente anche. Ragazzi, questa è la missione davvero più incredibile in tutto Fallout, perché è soprattutto quella che fa più paura tra tutte. Sto vedendo un po' in giro cosa c'è. Apriamo sta porta, non so cosa devo aspettarmi. Un cadavere. E qui? No, raga, non è che questi si girano. Il mio obiettivo, no, vabbè, raga, ma che è tutta sta zona? Il mio obiettivo è là. Ti prego, non farmi saltare. Tu che stai a fa qua dietro? Prendi le ordinazioni per qualcosa. Andiamo via. Mamma mia, ragazzi. Cavolo, il Deathclaw selvaggio! Oh, cavolacci! Perdonami, scusa! Quindi ecco cos'era! Oh, raga, aspetta! Aspetta, livello 61! Ma fate sul serio! Allora, prova a colpirlo subito! No, raga, non gli faccio nulla! Esegui il colpo critico, vai! No, raga, non gli ho fatto proprio nulla! Allora, aspetta, devo cambiare arma, raga! So che uso sempre questa spada, ma è quella che forse può salvarmi la vita, perché se vedete è di livello troppo alto. Io sono sul 40, ma lui di livello 61 è davvero incredibile da sconfiggere. Guarda come carica. Io ti devasto, Dovevo venirci qui con l'armatura atomica. Però, ragazzi, che cavolo ne sapevo che qui in questa casa dei fantasmi c'era costui. Resisti, aia.
Allora ragazzi, subito steampack. Ne ho un bordello, quindi se li sprechiamo un po' fa nulla. Ecco qua, ucciso. E vai che cade al suolo. Come al solito ha la carne e la mano. Non so se valgono tanto, mi pare di sì. Ora, perché c'è gente impiccata qui? Non lo so ragazzi. Rimettiamo l'arma, che poi non era quella di prima, ma va bene comunque. E questo? Sono uova? Tappo, c'è la diffusione. Uno spiedino di scoiattolo, ma perché? E quindi, aspetta, c'è anche un olonastro. Avviamolo, raga, vediamo che ci dice. Un nido pieno di uova di Deathclaw. Una dozzina, forse di più. Tutte rotte. A parte questo, non mi stupisce che non volessero svelarci il contenuto della cassa. Se l'avessi saputo, avrei detto ai capi, a quell'ammasso di bulloni di Wellingham, di ficcarsi su per il culo tutti quei tappi. Adesso sappiamo perché il Deathclaw non ci ha mollati un attimo da Linwoods. Abbiamo rapito i suoi figli. Porca puttana. Forse, e dico forse, sarebbe bastato restituire le uova. Ehi, ciao mammina. Stai cercando questo? Ok, e quindi vi ho fatto ascoltare quello che dicevano. Quindi forse il vero spirito di questa casa era per lo più il Deathclaw. Però ragazzi, cioè, ci sono stati dei jump scares assurdi, eh. Siamo finalmente all'esterno. O forse no. Cosa diavolo devo fare? Interagisci. E finalmente le porte sono state aperte. Peccato che io adesso non sappia minimamente dove andare. Ho trovato la strada che mi porterà verso il nido dei Deathclaw. Oh, che cavolo è questo? Da dove è uscito? No, raga, ma sta missione mi sta uccidendo. Ma questo non si fa nulla. Mamma mia, raga, quanto è brutto. Non c'è nulla da fare. Devo per forza utilizzare le armi melee, ragazzi, perché poi io mi sono anche un po' specializzato proprio in questo genere di armi. Quindi ecco qua, distrutto, e ce ne sta un altro. Guarda, adesso mi avete proprio annoiato, eh. Distruggilo più volte. Vediamo se riesco a beccarlo. Ecco qui, esegui anche un colpo critico. Nulla, non me l'ha fatto fare. Ucciso. Ma quindi provenivano da questa zona. Mamma mia ragazzi, che panico questa missione. Suppongo sia proprio quella più paurosa in tutto Fallout 4. Speriamo non ne sbuchino altri di sti cosi, perché li odio. Sono vicinissimo. Ho paura di incontrare un bel po' di Deathclaw. Però ragazzi, non lo so, vediamo. Eccolo lì. Ce ne sono di Deathclaw? No. Quindi vediamo un pochettino. Cos'è questa roba? Oh cavolo, cos'è? E questo? Fermo, fermo, fermo. Non mi uccide? Ma ce ne sono altri? No. E perché non mi uccidi, caro mio? Forse perché ho il tuo uovo? È probabile. Riportiamo l'uovo. Ecco qua, la progenie del male, missione completata. E lo sto sotterrando. Quindi ragazzi, da come avete potuto notare, appunto finisce qui? Però lui continua a guardarmi, mamma mia che panico! Vorrei capire però se posso riprenderlo l'uovo, sì! E potrei provare ad uccidere lui. Ragazzi, guardate come mi guarda. Proviamo magari a sconfiggerlo, Deathclaw luminescente! Raga, facciamo così. Proviamo a colpirlo. Voglio osare. Ecco qui, colpiamo più volte e distruggilo. Raga, non si fa nulla. Avete visto? Raga, non si è fatto nulla. Questo mi distrugge. Secondo me abbiamo fatto una gran bella cavolata. Ad ogni modo, ragazzi, volevo appunto continuare l'episodio. Non mi va di fermarmi qui. Porca miseria, colpisci. Guardalo, guardalo, vieni qua. Ho l'arma completamente sporca di sangue, se notate. E lui non si fa nulla. Devo stare anche pronto con un po' di Radaway, soprattutto anche con gli steampack. Vai che lo metto. Allora mettiamo questa qui, che dovrebbe essere un po' più forte. Allora, colpisci. Perché raga non colpisce? Dovrei pararmi ulteriormente, vediamo. Continua così. Hai zero probabilità di colpire? Ma come? Lui è saltato.
Ecco perché, però l'ho beccato un paio di volte. Vieni qua. Ragazzi, colpiamolo, vediamo se ce la facciamo. Eseguiamo il colpo critico. Colpo critico su Deathclaw luminescente. E suppongo che proprio con questo colpo critico l'abbiamo sconfitto. E lui è scomparso, no? Eccolo qua. Carne di Deathclaw, sangue irradiato e mano di Deathclaw. Mamma mia, ragazzi, che panico. E quindi posso anche riprendere l'uovo e la missione finisce qui, oppure poi posso consegnarlo. Mi sono diretto qui, come vedete, a Diamond City, perché sembra che proprio in questa zona ci sia qualcuno che vuole acquistare l'uovo. Infatti si tratta di colui che ha mandato quel mercenario che abbiamo sentito nell'olonastro. Allora, io suppongo sia lui, perché ho visto il nome. Sei, quindi parliamogli. A coprirti di ridicolo, Gordon. Allora, infatti, come vedete, uovo di Deathclaw? Ho portato un uovo di Deathclaw. Credo che possa interessarti. Hai detto uovo di Deathclaw? Affascinante. Ovviamente dovrò dargli un'occhiata prima di... Santo cielo, che hai combinato? Pare sia uscito da una fogna. Non posso servirlo in questo stato. Randy, basta che fai sparire quell'affare dalla mia vista. Ok, quindi mi ha dato dei soldi, ma non si è preso l'uovo. Davvero un gran peccato, io lo avevo portato da lui, ma lui lo rifiuta. Quindi ragazzuoli, io per ora vi saluto, mi auguro che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, ricordate di iscrivervi nel caso in cui non l'abbiate già fatto e ricordate di seguirmi su Facebook, Instagram e sul mio secondo canale YouTube. Per cui ragazzuoli, alla prossima, ciao!